Oddio, che palle. Mi rendo conto che seguendo una persona da tanto tempo sui social, che sia YouTube o anche Instagram, anche leggendo le sue newsletter, abbiamo quasi l'impressione di conoscere questa persona e spesso e volentieri appunto ci sembra di sapere cosa faccia realmente, quanto lavoro ci sia nella sua vita, quanto tempo libero, insomma, le sue passioni. In realtà poi basta poco per accorgersi che non è così. Ecco perché a un certo punto mi è venuta questa malsana idea di condividere di tanto in tanto delle sorte di vlog, chiamiamoli così, ma poi vediamo come mi vengono fuori, in cui vi faccio vedere un po' più di dietro le quinte del mio lavoro e della mia vita personale. Prima che si creino false aspettative, non so se riuscirò a farlo spessissimo perché ci sono mesi in cui ho più respiro e mesi in cui non vedo la luce per causa di forza maggiore, quindi il lavoro. Però ecco, insomma, ogni tanto mi piacerà intervallare quelle che sono le mie ricette e i miei consigli con qualche video un pochino più leggero, un po' più da intrattenimento per la vostra giornata. Una delle mie priorità ad aprile è stata resuscitare un lievito madre. Ne avevo uno, ma ovviamente l'ho fatto morire prima di partire perché sapevo che mia madre non l'avrebbe fatto sopravvivere, quindi ho detto lo faccio fuori e quando torno riprendo. Quindi con le più buone intenzioni sono ripartita da zero, tanto io non credo nella cosa del lievito madre che è buono solo se ha 200 anni. Quindi sono partita da acqua e farina come si fa solitamente e l'ho portato avanti per diversi giorni finché non è arrivato al punto giusto. Se avete bisogno di capire come avviare il vostro lievito madre c'è un articolo dedicato sul mio sito e per chi vuole fare un passo in più c'è anche un ebook dedicato. Sono tornata dalle vacanze più o meno a inizio metà aprile, quindi la prima parte del mese non c'è, ma tutto il resto del mese è stato bello intenso, anche perché ho dovuto rimpinzare la mia dispensa, il mio frigo e freezer che avevo lasciato perfettamente vuoti prima di partire e quindi non avevo più le basi che fanno parte della mia cucina. Una buona parte delle cose che ho fatto in realtà l'avete già vista sul canale nel video delle 6 basi, sono proprio le cose che ho fatto per rimpinzare il mio freezer piangente e anche il frigo, poi ovviamente tutta una serie anche di altre cose che magari vi farò vedere prossimamente e sì, ovviamente ho fatto meal prep per sopravvivere al rientro. Durante il mese ho avuto diverse sfide personali, diversi obiettivi, diciamo così. Il più grande sicuramente è stato il rifacimento del mio sito. In realtà ci sono su da un pochino di tempo, cioè ci sto lavorando da ben prima di aprile, però ad aprile si è concretizzato un po' tutto ed effettivamente sono riuscita ad arrivare a inizio maggio con il sito praticamente pronto. Non so se all'uscita di questo video sarà prontissimo, però dateci un'occhiata nel caso. Avevo da anni un sito che mi piaciucchiava, ma sentivo l'esigenza di avere un sito più mio, un posto proprio che fosse mio e mi rappresentasse al 100%, e adesso direi che ci siamo e che sia finalmente il mio cosiddetto alveare, quindi non vedo l'ora di presentarvelo, intanto continuo a lavorarci su. Ovviamente, come sempre nelle mie giornate, il lavoro al computer si intervalla, diciamo così, al lavoro in cucina, quindi quando non sono al computer a fare sito, fatture, lavori burocratici, preventivi, sono in cucina o a cucinare o a riprendere ed è per questo poi che cerco di organizzare in ogni minima parte le mie giornate e soprattutto i miei pasti. Durante il mese ci sono state diverse giornate di shooting, come le chiamo io, perché ho dovuto registrare i contenuti per il canale, alcuni li avete già visti, tra cui i contenuti su limoni, altri li vedrete molto presto, tipo il video delle pizzette rosse, quindi spoilerone, questo vi piacerà un sacco. Non mi sono però ovviamente dedicata solo ai contenuti per il canale e anche per Instagram, ma anche e soprattutto al prossimo grande progetto per il sito, un nuovo ebook che avrà un tema molto particolare che io amo e quindi volevo condividere. Quindi durante il mese c'è stata una serie infinita di registrazioni, di foto, video, di preparazione, di pulizie ovviamente anche, per la preparazione di tantissime insalate, di frutta, verdura, carne, pesce, di tutto, che vedrete molto presto in un ebook appunto. Allora, oggi facciamo una cosa nuova che non vi ho ancora fatto vedere. Oggi scattiamo insalate. In realtà ve l'ho già fatto vedere, però non ho ancora finito. Devo sistemarmi adesso che preparo tutta l'attrezzatura e il set, le luci, tutto il resto. Devo scattare le ultime insalate. Ho proprio le ultimissime per chiudere le book, ormai ci siamo e quindi devo prepararmi anche a presentarvelo. Chiudiamo con le ultime, poi basta che ne ho fatte tantissime e ne riparliamo in autunno. In questo video vi sto dando degli spoiler notevoli, cioè vi sto facendo vedere un sacco delle insalate che vedrete e si capiscono anche già un po' gli ingredienti, quindi vi potete fare un'idea. È stato divertente perché ho un po' combinato un insieme di cucina italiana, cucina estera e tecniche varie per produrre poi delle insalate che, oltre a essere molto buone e accattivanti, siano anche facili da fare e alla portata di tutti.
Però adesso basta spoiler perché vi ho fatto vedere praticamente tutto, quindi semplicemente sappiate che è in arrivo. Molto presto uscirà questo nuovo ebook sulle insalate. Sono state quindi giornate pazze perché sembra facile, sembra un lavoro da fare in pochissime ore, in realtà tra ideazione, spesa, realizzazione, impiattamento e soprattutto riprese finali ci vanno tranquillamente delle ore. Quindi partivo al mattino, facevo tutta la base, la preparazione delle varie insalate, un po' come se fossi in cucina a fare la mia linea. Preparate tutte le basi, andavo poi avanti con l'impiattamento e spesso volentieri mi trovavo a farlo all'ora di pranzo quando tornavano tutti a casa e dovevo anche preparare da mangiare. Quindi grandi casini, grandi fornelli impegnati e pentole, però insomma alla fine è stato bello anche perché abbiamo mangiato un sacco di insalate che dovevo fotografare. Giornata di riprese finita, non è sempre così organizzata, anzi più delle volte è un disastro e non riesco a portare a termine niente, ma stavolta ero super carica, quindi effettivamente ce l'abbiamo fatta. Vorrei poter dire che adesso mi andrò a riposare e a spalmare sul divano, invece finite le riprese si va su a montare e a fare lavori burocratici. Devo dire che la parte di editing dei video, quindi quelli che vedete principalmente su YouTube e su Instagram, non mi dispiace, cioè è una cosa che mi piace fare, negli anni ho imparato, quindi non mi pesa tantissimo da un punto di vista pratico. Però da un punto di vista di tempo è veramente impegnativo e devo sempre coordinarlo in giornate in cui magari ho fatto altre 10.000 cose, quindi questo è un po' il motivo per cui ogni tanto saltano le pubblicazioni sul canale. Lato sicuramente positivo però dell'editing è che mi rivedo tutti i momenti divertenti delle registrazioni, che siano i miei bloopers, cioè le parti in cui mi sbaglio a dire qualcosa o mi incarto, e soprattutto le parti di imprevisto, chiamiamole così, cioè quando la mia famiglia si dimentica che sto registrando e fa cose improbabili. Che ci dà degli strumenti fondamentali per vedere la routine. Oddio, che cosa? Pensavo fosse su. Scusa. Saluta, saluta. No, vabbè, va bene. Oh. Un'altra gran bella cosa del mese di aprile è stata la masterclass per i corsisti di Frolla Perfetta. Io sapete che faccio corsi online, sono corsi on demand, quindi già registrati che uno può vedere quando vuole, ma ho iniziato nell'ultimo anno a introdurre una live ogni tanto per ogni corso. Abbiamo già fatta una sulla sfoglia a gennaio, è stato il turno di quella della frolla ad aprile ed è stato super divertente, veramente molto bello, è un momento in cui ci possiamo anche vedere live oltre a insomma sentirci praticamente sempre via chat e via Telegram. Sicuramente il momento della live è bellissimo, emozionante, parecchio impegnativo devo dire per me, però è molto bello avere un contatto umano ulteriore con chi decide di affidarsi a me. E poi i dopo sono sempre bellissimi perché arrivano tutte le foto dei tentativi, quindi bello, continuerò a fare live con i corsisti. Peraltro credo e spero che si veda un po' la contaminazione con l'ultimo viaggio che ho fatto, che sapete sono stata in Thailandia e ho portato un po' di ricette thailandesi e ingredienti di idea thailandese, diciamo così, nelle mie ricette sia personali, quindi nella mia vita di tutti i giorni, che nelle ricette delle book, che nelle ricette sul sito, in tutto quello che verrà. Quindi i prossimi corsi che vedrete, via dicendo. È una cucina che mi ha molto colpito, molto affascinato, di cui ho apprezzato tanto il bilanciamento dei sapori e l'esplosione di sapori, e quindi non potevo farla fondere col mio stile culinario che ormai insomma avrete imparato a conoscere. Visto che siamo in tema Thailandia, siccome l'avevo promessa via newsletter e qualcuno ha chiesto, ho ancora in programma la questione del video sulla cucina thailandese o comunque sul corso di cucina thailandese che ho fatto. Devo solo capire come mettere insieme tutti i pezzetti, cioè tutte le clip di me che mangio e trovo tutto abbastanza piccante, e renderlo comunque abbastanza interessante per voi che guardate, quindi far sì che ci siano anche tutta una parte di ricette. Ci sto comunque lavorando, sono in fase di sperimentazione sulle ricette thailandesi, quindi vi dico solo di stare un po' così sintonizzati se è una cosa che vi può interessare. Poi che il viaggio in Thailandia sia stato bellissimo, io mi sia stra divertita, mangiato benissimo, ve l'ho già detto 7.000 volte, però devo anche ammettere che tornare a casa è stato bello e soprattutto è stato bello riprendere le mie tradizioni in cucina, in particolar modo quella della pizza settimanale che non può mai mancare e in Thailandia mi è mancata da morire. Quindi come sono tornata, sessioni continue di pizze fatte in casa, ovviamente seguendo tutte le varie tecniche che conosco e che ho riportato anche nel mio corso Pizza Pazzesca, e ho fatto un po' di sperimentazione con un forno nuovo, me lo sono voluta regalare, un forno insomma abbastanza professionale, non iper professionale ma una buona via, che guardavo da anni e ho detto basta, è arrivato il momento di farti un regalo, te lo sei meritata, e adesso sono qua che sperimento con questo nuovo forno di cui magari se vi interessa vi parlo prossimamente.
non potevo non fare una menzione nel mio mese anche alla parte di lavoro offline, quindi la mia parte di lavoro come chef a domicilio. Ho però ben poche clip, nel senso ho solo le foto dei risultati finiti, perché per mia etica personale e professionale non amo riprendermi e riprendere mentre lavoro, quindi non ho praticamente video di me che lavoro in produzione e non ho video di me che impiatto a casa dei clienti, perché lo trovo un po' poco rispettoso, ecco. Quindi mi limito solo a fare le foto di quello che è uscito e quindi lo condivido perché è giusto farvi vedere che nel mio lavoro c'è anche una parte offline che comunque mi piace sempre molto. E poi, tra tutti i momenti di lavoro, c'è stato fortunatamente anche del tempo libero che ho dedicato quasi totalmente all'orto. Se mi seguite da po' di anni, sapete che ho un orto, comunque mi piace farlo, il tutto ovviamente in modo amatoriale, quindi non ho grandissime conoscenze, ho sempre fatto tutto un po' a braccio, mi sono informata, anch'io ho guardato video YouTube come fanno tutti. Poi però purtroppo l'anno scorso per il troppo lavoro l'ho completamente trascurato e quindi mi ero un po' persa. Quest'anno però mi sono detta che è giusto per me che io lo tenga, che io mi impegni ad avere l'orto e quindi l'ho rimesso su. Ennesima giornata di freddo e pioggia e quindi niente, neanche oggi si piantano le mie deliziose piantine d'erbe aromatiche su cui vorrei anche fare qualche contenuto da portarvi sul canale. Mi sfogherò in cucina, non c'è niente da fare, quindi mi darò da fare con l'ebook prossimo in uscita e poi appena finisco vado a finire il sito che a brevissimo dovrà essere messo online, quindi è il caso che io mi dia una mossa. E questo è stato più o meno il mio mese di aprile, con anche un po' di maggio perché sono arrivata lunga nelle registrazioni, nell'editing. Vi ho fatto vedere un po' il mio mondo, vi ho fatto vedere la parte del mio lavoro online, la parte del lavoro offline per quanto possibile, vi ho fatto vedere un po' di vita personale, ovviamente nei limiti del possibile, perché grazie al cielo quando mi vivo la vita personale non ho una fotocamera in mano, sennò sarei un po' matta. Però spero insomma che sia stato piacevole entrare un po' di più nella mia vita, nella mia routine e soprattutto nel backstage del mio lavoro, di quello che vedete anche qua su YouTube, quindi insomma spero che vi abbia fatto piacere. Per i prossimi video vedremo, per i prossimi vlog. Mi piacerebbe potervi raccontare un po' le sfide, gli obiettivi che mi sto ponendo, sia sul punto personale, diciamo, ma anche da un punto di vista lavorativo. Quindi fatemi sapere se intanto vi è piaciuta questa piccola incursione nella vita di Carlotta e se avete domande o richieste di cosa da vedere nei prossimi vlog. Ci vediamo alla prossima!